buona cena, un brano di François Couperin, il nipote di Louis Couperin. Siamo ormai nella pienezza del regno di Luigi XIV, che non amava tanto il lutto quanto la chitarra e la fiorba, e amava essere accompagnato sia al risveglio, sia nelle passeggiate, sia nell'andata a dormire, da Robert de Bizet, il suo teorbista e chitarrista di corte. Gli piaceva naturalmente anche la ricerca, ma era innamorato di questo pezzo di François Couperin che si intitola Les Sylvains, cioè i silvani, le creature dei boschi, che qui penso ce ne siano decine di migliaia. E era così affascinato da questo pezzo da chiedere a Robert de Bizet di fare una trascrizione per fiorba. Quindi ancora una volta lo stesso pezzo fa il lavoro inverso, passa dal cielo alla fiorba. Non so ancora suonare la fiorba, forse in un'altra vita. Quindi il silvani fra il suo copra per la vicenda.